Cari amici di Italico Live Show, bentornati al Mix 2014. Oggi è un altro giorno e quindi ne vedremo assolutamente delle belle, ma prima di iniziare voglio farvi vedere cosa vi siete persi ieri notte. Guarda qua. Avete visto? È stata una notte incredibile e adesso il giro, il tour continua. Seguiteci, rimanete con noi, Italico Live Show, Monaco, Monte Carlo, Mix 2014. What's your name? Anna. Anna, where do you come from? I come from there. Really? Yeah. Fantastic. Say hi to the Italian people, please. Hi, Italian people. Ciao, amici italiani. Ciao, amici italiani. Grazie mille. Bye. È un duro lavoro, eh. Amici di Italico, continuiamo il nostro tour al Mix 2014 e siamo in compagnia, siamo allo stand della Grey Goose, la vodka che tutti voi conoscete, ma siamo in compagnia di un vecchio amico che abbiamo ritrovato con grandissimo piacere. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Come stai? Molto bene, e te? Molto bene, dopo la serata ieri sera poi, va bene. Senti, raccontaci qualcosina un po' di Grey, perché la conosciamo tutti quanti come qualità, come marchio, però vogliamo sapere cosa c'è, cosa beviamo. Allora, cosa molto molto importante, sempre farsi la domanda di cosa si beve. Esatto. In una serata, in un cocktail o con degli amici. Allora, e la risposta è molto molto semplice: si beve un prodotto di qualità francese, elaborato con degli ingredienti francesi. Si parla del grano tenero della Picardia, che è una regione al nord della Francia, intorno a Parigi, che è elaborata con un processo abbastanza particolare di fermentazione e distillazione e poi assemblata con un'acqua della sorgente nella regione di Cognac. Quindi le radici di Grey Goose sono veramente impiantate in Francia, in due parti particolari che danno, fortunatamente questa è il madre natura che ce lo dà, degli ingredienti di qualità superiore, il grano della Picardia e l'acqua di Cognac. Il tutto grazie all'expertise di un maître de chez
non ci sono parole per tradurlo in italiano, è un maître de chez di una persona che si occupa veramente dalla A alla Z dell'elaborazione très qualitative de Grey Goose. E se grazie a questa persona, François Thibault, la persona che ha creato la ricetta di Grey Goose, che Grey Goose è talmente buona, leggera, elegante in bocca, proprio un'ambasciatrice del savoir-faire alla francese. Fantastico. Senti, io so che hai pochissimo tempo, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Adesso ha detto che ci regala una cassa da 6, quindi la distribuiremo poi a tutti voi amici quando torniamo a Torino. Da 6 litri, da la, 6 grassa, litri. La grande novità di quest'anno nel mondo della notte, così mi riaggancio alla nostra presenza al Mix, sì. Partner ufficiale dal momento della creazione di questo salone del mondo della notte. Quest'anno abbiamo lanciato la 6 litri richiestissima da molti clienti e da molte persone che volevano un flaconage un pochino più stravagante. Mi ricordo che ieri hai visto qualcosa. Ieri sera sì, c'era molta gente che aveva sete. Esatto. Uscivano queste bottiglie da 6 litri come se piovesse. Esatto. Benissimo. Senti, prima di chiudere ti voglio chiedere un saluto ai nostri amici di Italico. E poi passiamo alla tequila però. Esatto, okay. Tequila Patron anche, ma per ora un saluto a tutti gli amici di Italico. Quindi rimanete con noi, grazie Claudio. Guardiamo ancora qui allo stand della Grey e poi passiamo alla tequila. Rimanete con noi. Uno dei cocktail più richiesti sullo stand Grey Goose è il Grey Goose Le Fizz. È un cocktail che abbiamo un po' messo dappertutto nel mondo intero, che ricorda un po' lo stile alla francese. Vodka Grey Goose, sicuramente, un tocco di liquore al sambuco, il liquore francese Saint-Germain. È uno splash di lime che dà questa freschezza, e il tutto shakerato e servito, come potete vedere, in una flûte di champagne che ricorda subito questa classe che i francesi hanno innata dentro di loro. Una bella shakerata e poi un doppio filtro in questa flûte, ma per ricordare ancora di più questa flûte di champagne, questo champagne che è un po' il simbolo dell'eleganza alla francese, il tutto sarà completato con qualche bollicina, non champagne sicuramente, si parla di un cocktail a base di Grey, ma con un'acqua francese che tutti si conosce, un po' di Perrier. Eccoci, cocktail fresco, leggero in aroma, perfetto per l'aperitivo o durante una cena. Grey Goose Le Fizz.